Ma la soddisfazione è che il gruppo ha funzionato soprattutto, perché la Monia di Cosimo, Vincenzo Cerasoli e tutti gli altri partecipanti sono stati funzionalmente gruppo di un'idea, di un'amministrazione, di un programma che è cominciato e che piano piano si porterà avanti. Lei ha fatto un passo indietro, è stato ringraziato da Monia di Cosimo. E quali saranno però i passi in avanti prossimi? Vabbè, diciamo che ho fatto un passo di fianco, ecco, del futuro non c'è certezza, però l'importante è continuare a lavorare come è stato fatto sino ad oggi, con grandi soddisfazioni e soprattutto per una crescita di San Felice Circense. Nel segno della continuità? Assolutamente, è segno della continuità e della voglia e della determinazione nel portare avanti i progetti. Un messaggio per gli avversari politici, ovviamente, Rita Petrucci, ci sono state parole dissensive da parte dell'ormai neosindaco Monia di Cosimo? No, ma assolutamente, tutti corriamo per dare un valore aggiunto al Paese, ci deve essere una maggioranza, ci deve essere un'opposizione e tutti quanti dobbiamo correre per rendere San Felice Circeo sempre migliore.